Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, eccoci con la confezione contenente la pendrive, passiamo subito all'unboxing. All'interno troviamo ovviamente la pendrive, che esamineremo tra poco, e un cartoncino con varie specifiche tecniche, informazioni, garanzia, e all'interno un piccolo adesivo con il logo della HyperX. Vediamo alcune specifiche: dimensioni, lunghezza 75 mm, larghezza 23, spessore 16, peso 20 grammi circa, capacità 64 GB, velocità massima di lettura 225 MB al secondo, velocità massima di scrittura 135 MB al secondo. Esaminiamo la pendrive più da vicino. Nella parte posteriore possiamo vedere il logo della HyperX, la capacità e possiamo vedere la testa di Kingston con all'interno un LED di colore blu che ci indica lo stato della pendrive. Nella parte posteriore, come potete vedere, possiamo attaccare un laccetto e nella parte frontale abbiamo un tappo che nasconde il connettore USB. Il tappo inoltre può essere agganciato alla parte posteriore per evitare di perderlo. Cosa possiamo dire di questa pendrive? Personalmente i test effettuati mi hanno lasciato piuttosto sorpreso. Andiamo a vedere insieme i test per capire perché. Questo è un test eseguito con Atto Benchmark. Come possiamo vedere, i risultati in lettura superano i valori dichiarati in alcuni punti di oltre 50 MB, mentre quelli in scrittura risultano essere circa la metà di quelli dichiarati, tranne per un picco di 120 MB che risulta essere comunque inferiore al valore di targa. Questo è un test eseguito con Crystal Diskmark, che a differenza di Atto Benchmark utilizza dati non comprimibili, mentre in Zero Fill utilizza dati comprimibili. Come possiamo vedere dai risultati, i valori sequenziali in scrittura e soprattutto in lettura superano abbondantemente i valori dichiarati, andando a toccare quelli in lettura i 300 MB. In Zero Fill la situazione resta sostanzialmente identica, caso inverso in entrambi i test per quanto riguarda i risultati 4K, che risultano essere piuttosto bassi, anche se per una pendrive sono valori che per la maggior parte degli utenti non hanno grande rilevanza. Questo è un test eseguito con AES SSD che utilizza dati non comprimibili. Alcuni test purtroppo non sono eseguibili con delle pendrive, quindi ho utilizzato semplicemente il test sequenziale che, come Crystal Diskmark, mostra nuovamente valori in scrittura e soprattutto in lettura ben superiori a quelli dichiarati. Come avete potuto vedere, le velocità di scrittura in atto restituiscono valori al di sotto di quelli dichiarati, mentre sia in AES SSD che Crystal Diskmark risultano essere, e non di poco, superiori. I risultati che però mi hanno lasciato maggiormente sorpreso sono i test in lettura. La velocità è risultata superiore a quella dichiarata, toccando in alcuni test picchi di oltre 300 MB al secondo. Inoltre, come abbiamo visto, anche i risultati random in lettura offrono buoni risultati. In generale non possiamo dire lo stesso dei test 4K, anche se alla maggior parte di voi i valori 4K per una pendrive interessano davvero molto poco, a meno di non installare ad esempio un sistema operativo su una pendrive, quindi utilizzare la pendrive come sistema operativo portatile. Vi raccomando però, non fate confusione con una pendrive usata per installare un sistema operativo ad esempio su un SSD, quindi come sorgente è molto differente la situazione. Veniamo adesso ai difetti: performance 4K non proprio all'altezza e tappo che, non essendo legato in alcun modo al corpo della pendrive, potrebbe essere facilmente perso. Purtroppo, come abbiamo visto, non possiede nemmeno un piccolo passacavi per essere legato da noi. In definitiva, quindi, parliamo di un'ottima pendrive, molto performante, capiente, nonostante esistano tagli della stessa pendrive ancora più grandi, ed esteticamente molto gradevole. Peccato a mio avviso per le performance 4K non proprio all'altezza, anche se, come detto, vi interessano molto poco, e per il tappo non legato al corpo. Bene ragazzi, l'unboxing della pendrive finisce qui, la potete trovare online ad un prezzo di circa 55 euro. Vorrei inoltre ringraziare Kingston per l'omaggio, trovate il link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, e se volete condividetelo, aggiungetelo ai preferiti e iscrivetevi. Vorrei inoltre ricordare che sul mio canale YouTube Lisulong potete trovare molti altri video tutorial, consigli utili sul mondo dell'informatica, unboxing, gameplay commenti e vlog. Mi raccomando, seguitemi anche su Google+, Facebook e Twitter, trovate il link giù in descrizione. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye!